Carlo, un 2023 indimenticabile, campione di tutto, campione d'Italia, campione del mondo di pizza, campione d'Italia con il Napoli, cosa provi? È un'emozione indescrivibile, sono uno dietro l'altro sono di queste emozioni, non so quale esprimere prima, ma lo scudetto dopo 33 anni festeggiarlo a Roma è una cosa mondiale. A proposito di mondiale, ti ha reso più felice vincere un trofeo personale che è appunto la Coppa del Mondo di pizza oppure lo scudetto del Napoli qui a Roma, dove hai creato un angolo di Napoli, sei amatissimo? Guarda, è una domanda molto difficile, ma professionalmente scelgo la Coppa che ho vinto io, che mi ha dato tutto il successo che ho adesso. Invece proprio col cuore scelgo lo scudetto del Napoli, che lo aspettavo da anni, che ero piccolissimo io, quindi festeggiarlo è una cosa stupenda, che poi mi sono fatto tutte le partite, quindi ho vissuto dal vivo. Da quanto sei qui a Roma? 23 anni e sono 15 anni che c'ho il locale qui a Roma. A questo punto quali sono i prossimi obiettivi, sia tuoi che del Napoli? Hai aperto anche una scuola di pizza, il Napoli continua a crescere. Quali sono i tuoi obiettivi sportivi da tifoso e da professionista della cucina? Il locale è sempre pieno. Sì, noi abbiamo insieme al maestro Folliro e al direttore generale Mario, abbiamo una scuola qui su Roma e anche all'estero, Pizza State School, che facciamo formazione ad alti livelli per la pizza, chi si vuole immettere in questo settore che adesso è molto difficile trovare personale, quindi noi ce lo facciamo in casa, diciamo. E quindi il mio obiettivo, penso che mi fermerò a fare le gare e mi dedicherò più a fare la formazione sia in Italia che all'estero. Infatti sono tornato da poco da Tokyo, abbiamo fatto lì una formazione, un evento, e abbiamo portato un po' di Italia in Giappone. E il Napoli spero che non si ferma qua, perché mo che abbiamo preso gusto è brutto per fermarsi, no? Perché gli Spalletti ti dispiace? Sì, ma io non ci credo ancora che se ne va. Sei strano, ormai sei diventato Dio e te ne vai. È strano, strano.